Continuano i controlli anche da parte dei carabinieri del comando provinciale per garantire il rispetto delle disposizioni per il contenimento sanitario e anche nelle giornate di Pasqua e Pasquetta diverse sono state le violazioni riscontrate. A Siracusa due persone sono state trovate fuori dall'abitazione poiché stanche di rimanere a casa e si stavano recando a pescare. A Sortino alcune persone sono state sanzionate perché si stavano recando nelle proprie seconde case. Ad Augusta un uomo è stato sanzionato perché effettuava consegne di torte e dolci a domicilio in violazione degli espressi divieti. A Lentini sono state sanzionate alcune persone originarie dell'Europa dell'Est perché sorpresi sulla via ad effettuare una grigliata. A Rosolini sono stati controllati e sanzionati alcuni soggetti extracomunitari sorpresi a girovagare lungo le vie cittadine asserendo di essere in giro per lavare la loro autovettura. I carabinieri della compagnia di Augusta invece hanno arrestato in flagranza due persone, Salvatore Stelo, 41 anni, e Daniele Del Fiume, 25, per furto. I due sono stati sorpresi dai militari mentre asportavano dall'interno di un cantiere navale in contrada San Lorenzo di Augusta numerosi barattoli di vernice con utensileria industriale specifica per barche. L'area furtiva, completamente recuperata per un valore di 8.000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. I malfattori invece sono stati anche sanzionati per aver circolato senza valida motivazione.